Non hai una splendida giornata, Lady Richmond? È questa Whistledown. Non vorrei mai mettermi contro quella donna. La sua penna uccide come un dardo. Sì. Ma forse si può distruggere una reputazione. È in grado anche di ristabilirla. Très élégante, Mademoiselle Bridgerton. Sarete una debuttante stupenda. E non esistendo al mondo un ombrellino abbastanza ampio da riparare una donna dalla vergogna, la povera signorina Thompson può solo sperare di trovare riparo altrove. Mi dispiace, siamo al completo. È un'emergenza. Il figlio di questa giovane non avrà dove andare e farete pure qualche eccezione di tanto in tanto. Potrei liberare un posto. A seguito di una sostanziosa donazione. Ma questa dovrebbe essere un'organizzazione benefica. Anche a noi servono fondi. E voi dovreste averne in quantità notevoli, presumo. Siamo arrivati. Non hai ragioni di comportarti da secondino. Non scoprirò se sono in attesa durante la prossima ora, non credi? Queste bugie la staranno distruggendo. Perché non posso farle visita? Colin... Ascoltami, fratello. Il fatto che tutti credano alle voci della Whistledown è l'unica cosa che ci salva dalla vergogna. Il suo articolo non ti incolpa di essere il padre del bambino di quella ragazza. Ma se ti avvicinassi a lei, ti si crederebbe responsabile. Le tue sorelle pagherebbero le conseguenze della tua cattiva fama. È ciò che desideri? Certo che no. Gnoccaggine. Buonasera a tutti. Che ci fai qui? Non dovresti goderti le gioie da neosposa? Sono venuta prima possibile, non appena ho letto la notizia. In piena bruttissima. Luna di miele, Hastings avrà maledetto il nome dei Bridgerton per questo. A proposito, dov'è? È andato a preparare casa Hastings. È tutto sotto controllo, sorella. Non ci serve la tua assistenza. No, questo non è affatto vero, Anthony, e lo sai. Daphne può risolvere tutti i nostri problemi. L'alta società vedrà che abbiamo ancora i favori del duca e della duchessa. I pettegolezzi cesseranno... E noi torneremo alle nostre vite come se niente fosse accaduto, in men che non si dica. Sono pure struccate. Prima. Fingere che vada tutto bene, in effetti, è la maniera più adatta per sottomettere gli ignoranti. Non è così, mamma? Dunque, quale grande evento coinvolgerà l'alta società questa settimana? Ce ne sarà almeno uno. La regina darà un pranzo. Il duca e io riusciremo a procurarci un invito. Se saremo fortunati, il nostro ritorno a Londra darà a tutti così tanto di cui parlare da non avere più fiato per discutere di altre faccende. Sono davvero lieto che abbiate risolto tutto in mia vece. Volevi davvero sposarla? Sì. Allora forse... Puoi anche considerarti fortunato a non aver sposato un'estranea. Lei non era un'estranea. Lo era, fratello. Lady Whistledown la conosceva meglio di te. Perché conosce i segreti di tutte. E per fortuna tu hai scoperto quelli della signorina Thompson appena prima di sposarla. Buonasera. Lo so che mi ritieni uno sciocco. Ma il mio cuore non dà ascolto alla semplice logica. Quando penso a lei, voglio solo averla vicina, trovarmi con lei. Per quanto sembri irragionevole. Conosco bene questa follia. Conosco bene questa follia. Ma non potrai farle Ma visita. Non potrai farle visita. Leandro nuotava da abito a sesto ogni singola notte in completa oscurità per vedere il suo amore. Leandro una Leandro. Notte perse l'orientamento perse e annegò. L'orientamento e annegò. Così racconta Così il mito. Così racconta il mito. È accaduto qualcosa, sorella, mentre eri a Clifton. Se vuoi davvero Se parlare con la signorina Thompson, forse posso forse organizzare posso un incontro. Sorvegliati, naturalmente. Lo apprezzerei molto e vedrai che la mia passione non è vana. Hai sempre imparato in fretta, amico. Ma dovrei conservare le energie per i miei incontri, invece di sprecarle sui tuoi problemi. Ti arrendi, dunque? Non
credo che farà bene ai tuoi incontri. Non ti vedevo così furioso da quando ti hanno consegnato le chiavi del ducato. Non voglio parlare del mio ducato. D'accordo. Vuoi parlare di quello che è successo durante la luna di miele? Non è successo nulla durante la luna di miele. Se è così, immagino che tua moglie non sia molto soddisfatta. Ti suggerisco di non immaginare niente su ciò che prova mia moglie. Né su ciò che fa, peraltro. È privo di ogni logica e buon senso, vero? Cosa? Il matrimonio. E tu non ci puoi fare un accidente di nulla. Ho fatto un giuramento. Visto che avevo ragione, impari in fretta, davvero. Sei ancora sveglia? Ti ho già vista, è inutile. La regina dà un pranzo questa settimana. Dovremo andarci con mio fratello per dimostrare che lo sosteniamo. Dove sei stato tutta la sera? Non ti credevo interessata ai miei spostamenti. Sarà sempre così il nostro matrimonio, in futuro. Notti in giro a fare Dio sa cosa con chissà chi. Con chi? Tu mi ferisci. Neanche 3 settimane di matrimonio e già mi immagini sleale. È davvero un volo dell'immaginazione. La tua reputazione ti precede, vostra grazia. È chiaro, per te non c'è più niente nel nostro matrimonio. Non c'è più niente. È quello che ho detto. Ed è quello che credi. Assolutamente no. Ti ho bloccato poi, mi pare.